Avete appena ascoltato Shlomo Mills, uno dei violinisti più importanti del mondo, suonare uno Stradivari. Qui siamo al Museo del Violino di Cremona. Questi, costruiti a metà del millennio scorso, sono gli strumenti tecnicamente perfetti. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, si sta studiando con tecniche non invasive il modo in cui furono costruiti. In un'epoca in cui siamo avvolti dalle intelligenze artificiali, questa intelligenza artificiale si evolve sempre di più, qual è il valore dell'intelligenza umana, biologica, nell'interpretazione anche musicale? È anche nostra opportunità di non essere dei computer, cioè, direi così. La cosa importante di capire è che noi partiamo sulle emozioni, tante volte male, tante volte bene, però è il nostro petrolio di far funzionare, di alzarsi nella mattina, di suonare, di ricreare le cose per il pubblico. Poi mi immagino poco un pubblico di computer e un computer che sarà suonando per uno o l'altro, ma magari è possibile, non lo so, dobbiamo essere tutti aperti. Qual è in un mondo di esecutori e concertisti umani l'opportunità di essere un esecutore robot? Riproduco la partitura in maniera impeccabile e letterale.